dietro il gol. Mi devi raccontare un gol 2-2 loro. Una ripartenza è successa. Il gol loro. Non so, io stavo dietro a Bentivoglio che ha fatto gol. Non so neanche. Non so, io da dietro come faccio a vedere. Però mi hanno detto che era mano e non lo so. Se è così ha fatto con De Mano. Sempre che ho fatto. Quanta incazzatura c'era dopo queste due partite? C'è rammarico, però c'è la consapevolezza che, possiamo giocare con chiunque per raggiungere il nostro obiettivo. Io ho visto una grande Sandro, non so se si può tagliare, no? Sì, no, sicuramente abbiamo giocato bene. Personalità, carattere, intelligenza, tecnica. Secondo tempo ci siamo abbassati, loro ci hanno tenuto nell'area nostra, sinceramente. Però nelle ripartenze abbiamo avuto anche delle occasioni anche noi. Anche se anche loro hanno avuto le loro, però... Pensa, all'ultimo potevamo vincere poi addirittura 3-2, al 93. No, proprio all'ultimo, al 93. Manco. Grande parata, secondo me. 7 minuti del sono 7. 7? 7:30. Stai supplementare. Senti, mi può fare un paragone tra Parma, incontro la domenica, e oggi Venezia? Anche se in cambi... Sicuramente sono due squadre di livello. L'attacco del Venezia è un attacco importante, cioè comunque sinceramente penso giochi meglio il Venezia che il Parma, da come l'ho vista io queste due partite.